guardate quanto è piccolo e tenero questo gattino. In pratica oggi diventerò Dottor Cat, cioè un gatto. Da volpe a gatto, una cosa un po' particolare. Guardate che carino mentre dorme. Mi pare che cadeva adesso, tipo il gioco ruotava intorno al fatto che io dovevo risalire, penso. Non mi ricordo più niente, però mi ricordo che cade. Tra 3, 2, 1. Questa scena mi dispiace sempre guardarla, però guardate come vola. Guardate qua che volo. Vai, vai, sul corvo che ci lancia. Ammazza, oh raga, questo sta a far volo del mondo. Dove siamo atterrati? C'era il cane, è vero? È vero, c'era quel cagnaccio maledetto. E siamo finiti dritti nella pattumiera. Perfetto, un ottimo inizio. Possiamo uscire dalla pattumiera, per favore? Che c'è un mondo da scoprire e un mondo da distruggere. Oh, dove sono? Siamo, non lo so, nella città. Allora, non mi ricordo assolutamente niente di questo gioco, perché in effetti sono passati 9 mesi e 9 mesi per me sono ere. Quindi da capire. Allora, l'acqua mi pare che non gli piacesse. Esatto, schifo acqua, perfetto. Scusa gattino, dovevo capire che ti faceva schifo l'acqua, non me lo ricordavo. Allora, vediamo se ci possiamo già arrampicare da qualche parte. Ottimo salto, perfetto, ottimo, veramente un ottimo salto. Davvero un ottimo. Ok, anche qui c'è l'acqua, bene. Quindi devo per forza andare dentro questa casa, mi pare. Andiamo dentro la casina, sì, ci intrufoliamo così, senza che nessuno veda niente. Posso prendere... Ah, è vero che potevi prendere le cose. Ho preso la pantofola, ho preso questa pantofola, ora è mia, è mia. Ok, basta pantofola per... Ma perché salta così, raga? Posso avere un salto decente? Agilissima. Questo si butta a terra perché io sono un gatto, ovviamente, quindi butto a terra le cose. Allora, il corvo dov'è? L'avevo visto... Ma non era qui? Ah no, era nell'altro muretto, aspetta. Allora, questo si butta, che schifo. Mi sta antipatico, scusatemi. Mamma mia, anche questo mi sta proprio antipatico. Lancia tutto, per favore. Lanciamo tutto, sì, è arrivato il nuovo capo di qui. Dico, come si chiama? È arrivato il nuovo capo del paese, ok? Mi pare che ci fosse tipo il salto di precisione, che, ok, si comandava così. Perfetto, ottimo, vai, vai, arrampicati. Guarda, c'è un vaso. Oh, guarda, adesso non c'è più. Ciao, corvetto. Sì, corvo, sono proprio io, il gatto volante. Ovviamente ci sta insultando perché praticamente l'abbiamo preso al volo mentre stavamo volando di sotto. Però giustamente lui ha le ali e io no. E siccome il corvo è davvero un animale super intelligente, ci ha consigliato di fare qualche lezione di volo. Ma noi giustamente gli diciamo, guarda che i gatti non possono volare, io non posso volare, posso solo volare di sotto. E non lo farai mai con questo atteggiamento. Dai, basta solo sbattere le ali e seguirmi. Vabbè raga, non sta bene sto corvo, non stai bene frate, non stai bene per niente. Dov'ha ora? Certo, ovvio, no, lui fa ste cose ma io non posso. Vabbè, io salto più o meno, è volare. Butta giù questa cosa, butta giù, quanto ci vuole. Allora, mega salto gigante. Non era proprio un mega salto gigante, però c'è il buco qua, forse è più semplice. Ti devi abbassare, perfetto, vai, sì. Allora, qua mi ricordo che dovevo rovinare qui il quadro al tizio. Quindi gli facciamo un po' così, le zampettine, e zampettiamo sul coso qua, sulla tela, che poi c'era, non lo so, c'era dei duschissi di schifo. Lui non capisco se è contento, raga, o non è contento. Cioè, secondo me è contento, perché lei che fa... No, forse si sta lamentando. E non capisco se è una lamentela o meno. Però nel dubbio io faccio le zampette. Guarda qui che opera d'arte, la puoi vendere per 8 miliardi di euro, eh? Lo dico io, capito? Miao, miao. Adesso come risalgo però? Non è che mi apri il cancello, miao. Non me l'apri il cancello, eh? Grazie, sei molto utile. È proprio schifo come la tua arte. Ma io sto a fare l'impronta anche nel giardino, bellissimo. Ah, posso saltare sulla siepe? No, vabbè, non l'avevo capito, non me lo ricordavo che potevo saltare sulla siepe. Ma c'è una paperella laggiù, voglio la paperella. Ok, dovevo scendere perché non potevo andare a dritta, a quanto pare. Guardate che bella la mia paperella. Questa la rubo, rapisco, addio. Questo, raga, invece è la posizione del cacciatore. Guardate, la preda. Sì, la preda. Questa è più una trottola, però va bene. Allora, queste cose sono un po' di intralcio, quindi le butto tutte a terra. Spero che non ti dispiaccia, signor non so chi sei, eh. Aspetta che... Ok, perfetto. Abbiamo distrutto tutto. Oddio, l'acqua. L'acqua no. No, riprendi la paperella, oh. Non mi sale sul cono? Che tristezza. Ok, sto facendo delle cose un po' particolari. Perfetto. Qua sopra. No, non ci posso salire sulla siepe qui. No, peccato. Vai, paperella, libera. La paperella l'abbiamo salvata, l'abbiamo liberata. Posso andare. Ok, perfetto. Comunque in questa città ci sono veramente tantissime pozzanghere, eh? Cioè veramente tantissime pozzanghere. Oh, ecco il corvo. Ciao, corvo. Un attimo, è che non so come si corre. Ah! Perché ci hai messo così tanto? Ti sei dimenticato di sbattere le ali?
Posso mangiarlo per favore? Tanto sono un gatto, posso mangiarlo sto corvo che mi ha già rotto le scatole? Non ho le ali, non so come dirtelo. Sei proprio duro, signor corvo. Cosa? E allora come voli? C'è o ci fa? Non ho capito. Io non volo. Infatti stiamo dicendo, io non stavo volando quando mi hai visto volare. Stavo solo cadendo. Sai, la gravità, quella cosa molto sconosciuta per voi corvi a quanto pare. Ecco, io devo tipo tornare lassù adesso. Quella è casa mia. Sarà molto divertente se è un parkour. Molto divertente. Ma non posso entrare e prendere l'ascensore tipo come le persone normali, come gatti normali? Adesso il corvo sta cercando di barattare con noi. Mi darà del pesce se io gli porto delle cose luccicose. Maledetto corvaccio. Andiamo a cercare le cose luminose. Guarda, ce n'è già una lì, ce n'è già una lì. Corri, Micio. Micio, corri. Corri. Eccola qua la cosa luminosa. X, perfetto. Sì, è luminoso. Adesso vado a rubare le cose alle persone. Vai. No, non saltare però. Ma l'uccellino ha cacato. Ma scusami, ma in che senso? Ma stanno cacando tantissimo. Oh, salve bel micione. Adesso prenderemo un uccellino. Eccolo, eccolo, eccolo. Questo è il nostro, questo è il nostro. Oh, stai zitto gatto. Fammi prendere, fammelo prendere questo uccellino. Fammi prendere questo uccellino. Sei mio. No, no, dai, non so cacciare. Sono un gatto di casa, lasciatemi stare. Lasciatemi stare, sono un piccolo e tenero gatto di casa. Basta cacare però, maledetti uccellacci. Mio arrollantatore. Sì, è nostro. Preso. Gli abbiamo rubato una piuma. Cosa ci farò? Non lo so. Oh, sei più veloce di quanto sembri. Grazie. Era un complimento quello? Cosa mi ha dato? Che cos'è? Mi ha dato la stiracchiata. Guarda, mi stiracchio. Che stanchezza. Che stanchezza. Aspetta che vado a prendere questo uccellino. Vado a prendere questo uccellino. Vai. No, 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 no. Questa cosa è stata terribile. È stata terribile. Che poi mi pare che le piume servivano per il procione che ha incastrato lì. Adesso lo vado ad aiutare, poverino. Perfetto, ottimo salto. Olimpiadi. Piano, piano, pianino, pianino. Perfetto. Ormai sono un gatto modello, cioè so perfettamente camminare anche sulle travi. Allora, qua c'è una cosa che si illumina, quindi è mia. Perfetto. Però adesso devo saltare qua sopra. Sopra, sopra, sopra. Dai, sì, sì, sì. Allora, aiutiamo questo povero procione. Ah, ok, devo parlare. C'ho tipo la testa nel sedere del procione. Non è una... ok, meglio, togliela per favore. Oh, non mi dire calci però. Stai calmo, stai calmo. Ma vuoi una mano? Guarda che ti do una mano, te lo giuro. Non penso che funzioni questa cosa. Mi stai strofinando il sedere addosso. Allora, prendiamo la sua coda. Vai, tira, sì. Aspetta, tu odori di piume? Perché le piume hanno un odore specifico. Fammi capire, non ho capito. Ok, mi ricordo bene, lui voleva tipo le piume. Ah, non ne ho tre, ne ho una sola. Quindi devo tornare indietro adesso. Andiamo a prendere le piume per il nostro amico procione. Sempre se riesco a cacciare questi maledetti piccioni. Allora, adesso mi avvicino a quelli. No, dai, ma ho capito, se ne vanno 3 ore prima. Ma allora, prendete in giro. Aspetta che ne sta arrivando uno. Aspetta che forse ne sta arrivando uno. Questo è mio, raga. Raga, questo è mio. Questo è mio! Tu sei mio! Wow! No, mi ha cacato addosso. Scusami! Ma mi ha cacato addosso. Non penso funzioni così, signor uccellino. Ok, adesso abbiamo 3 piume. Aia, no, iniziamo con le usate, per favore. Sta succedendo una cosa un po' strana. Aiuto, aiuto! Fa le macumbe! Fa le macumbe! È vero che lui faceva le macumbe! Vediamo dove ci porta. Wow! Dove stiamo andando? Stiamo andando in un mondo colorato. Dove siamo? Ma tada cosa? Dove siamo? Ho detto tada. Tada, dove siamo? Vorrei capirlo anch'io. Ah, ma questo procione sta facendo degli esperimenti su di noi proprio. Ci ha letteralmente chiamati cavia. Prima domanda: la cavia è in possesso di 2 occhi? Certo, ovvio, perché non dovrei avercele, ecco. Per quale motivo? Lo prenderò come un sì. Certo che è un sì. Domanda numero 2: la cavia è in possesso di tutti gli arti necessari? Sì, ce l'abbiamo tutti. Sembra che la cavia non stia collaborando. Oh, basta chiamarmi cavia, maledetto procione. Ah, ma ero dentro il bidone. Vabbè, raga, ormai ci piacciono i bidoni. Noi siamo dei gatti bidonari. Dei bidoni bidonati. E adesso possiamo esplorare questa parte, penso. Ah, qui ci sono i signori operai. Perfetto, rubato. Oh, oh, raga, c'ho un osso. Mi devo levare di qui, mi devo levare di qui. C'ho un osso, vuol dire che c'ho un cane. Osso uguale cane. Che c'è? Che vuole, signore? No, 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 le caccio. No, oh, l'ha preso, l'ha preso. Oh, lasciami, maledetto, ma chi sei? Oh, ti denuncio la polizia dei gatti. Ma non me l'aspettavo, raga, che mi prendessi dei pesi e mi portasse via. Ma sto maleducato maledetto, ma scusami. Devo sicuramente stare attenta a sto tizio, raga, perché sto tizio non è molto simpatico. Ah, devo andare di là io. Quindi quando lui arriva di qua, io vado di là. Ok, lui sta arrivando di qua. No, 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 lasciami stare. No, lasciami stare, dai. Che fa
fastidioso. Allora, io faccio quello che mi pare. Quanto mi posso avvicinare al cane prima che abbaia io schizzo via? Oh, ti rubo la ciotola. Ma che abbai, scemo? Scemo, io sono libero, te no, io sono libero, te no. Ti è proprio. La palletta, sì, sì, sì. Ah, che brutto, il cappellino da operaio, non mi piace. Però, raga, adesso sono anch'io un operaio, quindi posso stare qua dentro. Allora, signor operaio, adesso lavoro anch'io qui, quindi per favore non mi cacci. E adesso da qui mi posso arrampicare, in teoria. Ti è proprio. Anzi, adesso ti butto giù tutto. Anche questi. Anche questi, guarda, te li butto giù, te li butto giù, te li butto giù. Guarda, lo vedi questo? Non c'è più. Lo vedi questo? Non c'è più. Non c'è più. X, 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 X. Raga, non mi caga più. Non mi caga più. Ma signor lavoratore, non mi caga più davvero? Ma signor lavoratore, non me l'aspettavo da lei questa cosa. Che è sto coso, raga, secondo voi? Ma che è una zanzara? Ma che roba è? Un coleottero. Oh mio Dio, raga, ci mancava solamente il coleottero influencer che usa gli hashtag. Quindi praticamente si sta lamentando che non ha un telefono, perché mi sa che il suo telefono sta esplodendo, che è quello lì rosa. Ma quindi che devo fare? Gli devo aggiustare il telefono, sto disgraziato? Ah, raga, ho capito. Forse andiamo a rubare un telefono da qualcuno a caso, perché io mi ricordo che si potevano rubare i telefoni, però non capivo perché si potevano rubare i telefoni. E adesso ho capito cosa farà. No, raga, ho lasciato le zampette. No, 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 no. Esco da sola, esco da sola, esco da sola. Eccola, eccola la signora col telefono, raga. La signora col telefono. Sono pronta, signora col telefono. Ta-tam! Preso. No, no, non me lo prende, non me lo prende. Sì, sì, no, no. È che ho sbagliato a premere il tasto. Questo che c'ha in mano, una ciambella? Potrebbe interessarci in futuro. No, c'è questo, non l'avevo visto. Vai, vai, corri, corri, corri. Vai, 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 non ci può venire qua lui. Vai, perfetto. Ecco qua, telefono due punti rubato. Ecco qua, il tuo nuovo telefono. Ma scusa, mi ha dato il suo telefono che non funziona. Utile, ci posso fare solo le foto con questo telefono. Ah, raga, sapete forse cosa ci devo fare con l'osso? Non è che lo devo portare al cane, eh? Così il cane poi mi fa prendere quello che voglio. Mi è venuto il dubbio adesso, cioè prima che ho visto la ciotola, adesso subito proprio. Ciao cagnolino, guarda che ti do, guarda che ti do. Ecco qua. Quindi adesso io posso passare qua e posso fare tutte le mie cose, tipo prendere questa skin. Dai, vediamo cos'è. Vediamo cos'è. No, posso fare il gatto pannocchia. Sono il gatto pannocchia, è bellissimo. No, 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 perché? 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 No, 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 no. Ma chittese, chittese, chittese. Ma scusami. Raga, non mi ha calcolato fino adesso. Oddio, raga, non mi riesce a prendere. Che stupido. Non mi riesce a prendere. Ma non mi vuole più. Ma non mi vuole più. Ma scusa. Vabbè, non è normale, raga, sto operaio, eh. Sto operaio c'ha qualche problema sicuramente. Comunque ho visto roba che si illuminava. Ops, scusi, signore. Dicevo, ho visto roba che si illuminava di qua. Qua sopra ci posso andare? Beh, più o meno. Ma cos'era? Scusatemi, non ho capito. E anche questo gioco lo abbiamo rotto. Ormai è una cosa normalissima rompere giochi per me. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Qui ci sono dei negozi. Ovviamente la signora poi ci butterà fuori, perché gnegnegne, sono la signora. Ma devo rubare qualcosa. Vietato entrare gatti, dice. Ah, qui c'è un altro gatto. Cioè, raga, vietato entrare gatti, però c'ha tipo la cuccetta con il gatto che dorme qui. Non ho capito, scusami. E tra l'altro mi somiglia pure questo gatto. Devo aiutarlo a dormire. Ma in che senso? Non ho come l'aiuto a dormire? Gli canto una ninna nanna? Ninna nanna ninna. Allora, capiamo cosa dobbiamo fare. Ma è caduto il tizio, raga, mentre aprivo il menù. Ma scusami. Ok, dobbiamo rompere i barattoli di marmellata. Perfetto. Non so come questo ti possa aiutare a dormire, però se sei contento tu, va benissimo. Allora, ottimo salto. Oddio, oddio, oddio. L'avevo quasi fatto per bene davvero. Andiamo a buttare giù le cose. Ma raga, ma su social l'ho posto il gatto. Cioè, la nonnina piacciono i gatti. Però a quanto pare gli altri gatti non possono. No, non ti arrabbiare. No, nonna, non ti arrabbiare. Nonna, nonna, no, non puoi venire qua sopra, nonna. Grazie, così butto giù anche questo. Olè, via, giù. Posso salire sulla frutta, tipo? Che bello. Il gatto. No, no, no. Dai, sono una pannocchietta. Sono un pannocchino. Fammi stare qui. Fammi stare qui. Però il tuo gatto lo tieni. Lo tieni in mezzo alla frutta, eh. Lo tieni in mezzo alla frutta il tuo gatto. Maledetta. Posso salire di qui? Oddio, forse posso. Che vuole? Che vuole sto qui? Oh, raga, che vuole? Che vuole? Oh, ma che vuole? Ma mi vuole accarezzare. Ma che c'è? Ma mi voleva accarezzare. Guarda che carino, se ne va via. Felice. Vediamo adesso cosa ci insegna questo gatto per averlo aiutato. Vediamo un po'. Oddio, che è? Cioè, cos'era? Tipo il vomitino. Non ho capito. È schifo. Vomito. Oh, oh, cosa luminosa. Cosa luminosa. Mia, 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 mia. Rubata. Ma poi dove ce le stiamo mettendo, raga? Perché io non è che ho delle tasche. Cioè, vorrei capire sto gatto dove si mette tutta questa roba in bocca. Lo so, non mi sembra molto comoda come cosa. Ciao, dolce.
dolce cagnolino, come stai? Oh! Mi sa proprio di... Aia, aia, ho preso il muro in faccia, perfetto. Buttiamo giù qualche vaso, perché sì, perché ci va, perché siamo dei gatti dispettosi. Ma c'è un camaleonte! Salve, signor camaleonte, come sta? Non ci sta cagando? Ok, no, ci dice... Ma stai parlando con me? Certo che sto parlando con te. Tu puoi vedermi? Beh, non è che sei proprio nascosto, eh. Ah, perché ovviamente un camaleonte si nasconde. Certo, ti stavi sicuramente mimetizzando, non ti preoccupare. Ti sfido a trovarmi di nuovo, gatto. Vabbè, se te nascondi così, guarda, ti dirò, ti trovo subito. E quindi adesso devo giocare pure a nascondino con un camaleonte? Oddio, è sparito! Ma è sparito davvero? Vabbè, lo ritroveremo più là quando mi dimenticherò che effettivamente lo stavo cercando. Aspetta che mi devo arrampicare qua. Posso salire sul tetto? Perfetto. Aspetta che devo rubare tutto. Vai, vai, ruba, ruba però. Allora, io devo cercare... No! No! Mi stavo per uccidere. Altro che 9 vite. E se mi butto qui dentro, che succede? Ah, niente, posso guardare cosa c'è nel bidone. Oh! Bello, raga! L'unicorno! Bellissimo! Signora, guarda che l'ho portato. Signora, 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 guardi, c'è un peluche per lei. Signora, aia, aia, signora. Niente, raga, questa ci odia per sempre. Skin, dammi una skin carina, ti prego. Il gatto mela. Ma non si arrampica? No, ma c'è il muro invisibile. No, ma c'è il muro invisibile? Ah no, ecco. Guarda, ho preso questo e ti prendo anche quello, perché sono generosa. Ma quindi adesso potrei tornare dal corvo, dritta? Perfetto, gliel'abbiamo portati tutti quanti. Adesso dammi il pesce. Mi sento scammata. È appena volato via. Non mi sta scammando. Ah, ecco. Sembrava uno scam. Adesso posso salire più in alto. E che sarebbe? Che cambia da prima? Scusami. Oddio, raga. Posso salire ai muri? No, comodissimo. Oh, chi è questa? Ah, papera. Oh, salve, paperella. Che sta a fare qui? Ha bisogno di assistenza. Ok. No, poverina, ha perso i suoi paperelli. Non ti preoccupare, li ritroviamo noi. Non so dove, ma li ritroviamo noi. Oh, ma dato la mappa! Ora abbiamo anche la mappa della città. Ma sono tutti divisi i paperelli. Però mi dice anche dove sono i pesci. Ah, c'è il corvetto. Ah, vabbè, lui allora vorrà sicuramente... mi dispiace che le sia caduto il panino per colpa mia. Mi dispiace. Ciao, cagnolino, guarda che c'ho per te. Guarda qui che regalino che ti do. Oh, oh, mi salta addosso, eh. Facciamo che sei calmo. Allora, raccogliamo le cose luminose che vediamo. Che ce ne sono tantissime, tipo. Ruba il pesce da... Ma devo rubare il pesce al tizio, raga. Aspetta. Oh, vabbè, ci ha fatto saltare nel lato giusto. Si gode. Tieni, tieni tutto. No, raga, il gatto rapa. Bellissimo. E ovviamente adesso il gatto pesce. Dai, su, pesca. Pesca per me. Pesca per me che ti mangio il pesciolino. Mio, 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 mio. Si gode, 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 si gode. Subito pescatore, adesso è mio. Magna il pesce, sì, buono questo pesce. C'è un cane dentro il cespuglio. Ho perso la mia palla. Dobbiamo lavorare pure per il cane. Già devo trovare i paperotti a quella là. Mo pure la palla a lui. Ah, la tennis bo... Eccola. Madonna, raga, era letteralmente qui. Come gliela porto? Non la posso prendere, raga. Raga, come gliela porto? Cioè, devo giocare a calcio fino a che non arrivo lì? Non la posso letteralmente prendere. Forse devo... Ok, con la zampetta, forse. Ok, ok, sta andando. Vai, vai, pallina, vai, pallina. Vai, pallina. Vai, pallina grande, pallina. Ma sta fa la buca. Ma quante palline ho? Non ho parole, raga. Cioè, quindi, cioè, tutto sto casino per una pallina, ne ha 100.000. Va bene. Ecco, pallina. Come no, balls? Sì che c'è la pallina. È questa la pallina, te l'ho appena riportata. Ma forse, raga, non è questa. Il gatto banana, raga. Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Il gatto banana. Raga, c'è un paperotto nella lavatrice. Oh oh, devo salvarlo. Ma come faccio? Raga, devo salvare il paperotto. Sta tipo facendo i lavaggi. Ah, da qui posso, ok? Da qui posso. Dai, dai, ok, perfetto. Butta tutto a terra. Maledetti umani che avete messo un povero paperotto a fare i lavaggi. Poverino, raga. Mi sa tanto che devo... L'ho fatto? L'ho fatto, l'ho fatto. Ecco il paperello. Che carino, c'è la piccola paperella. Quanto sei carino. Oh, oh, io rubo i soldi. Raga, io ho rubato il denaro. Ho rubato il denaro alla signora. Io scappo con i soldi. Con i soldi della cassa, io scappo. Mi sembrava di aver visto qualcosa di strano, ma non pensavo di aver visto qualcosa di così strano. Ciao, raga, sta giocando ai videogiochi. Ciao, raga, è felicissimo. È il paperotto più contento della storia. Signor paperotto Rambo, dovresti tornare a casa. E ora come ce lo stacco? Ah, gli devo staccare la spina. Oddio, non penso di poterlo fare. E come gliela stacchiamo la spina ora? Se no questo non ci verrà mai con noi. Adesso sono un gatto gamer. Secondo me devo fare qualcosa con la corrente. Allora, forse da qui, ok? Ok, qui posso fare qualcosa. Dimmi che gliela stacco, per favore. Sì!
cortocircuito. Dai bimbo, hai finito di giocare? No, 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 raga, non mi dica che va a giocare altro. No, ok, mi segue. Ok, mi segue, meno male. Perfetto, ora due paperelli. No, è inciampato. Ma scusa, mi era inciampato. Comunque, signora, il suo bambino era... Ma perché inciampano ogni 3 secondi? Dicevo, i suoi bambini erano qui vicino, voglio dire, se li poteva prendere anche da sola. Vediamo se intanto si prende loro. Salve, signora, si prenda loro. Poi gli altri li troviamo. Ok, niente, quindi non ce li possiamo togliere di torno perché hanno detto che vogliono stare con me. Perfetto. Non vedevo l'ora di portarmi i paperelli a giro. Beh, per il momento dal gatto banana e i suoi fedeli seguaci è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. E fatemi sapere nei commenti se volete che continuo questo gioco.